Consigliere, per quanto riguarda Teramo, la rete ospedaliera cosa propone? Ma purtroppo dopo 5 anni di attesa, dopo la fine del commissariamento della sanità e quindi anche del piano di rientro, ci aspettavamo molto di più circa il servizio sanitario in questa regione, ma soprattutto in questa provincia. Invece, attraverso questa delibera della giunta regionale, c'è un declassamento effettivo, concreto di Teramo e degli ospedali periferici di questa provincia. Solo a Teramo vengono tagliate 3 unità operative complesse, c'è il declassamento di neurochirurgia e tanti cittadini si recano altrove per cercare altre soluzioni ai loro problemi di salute. Aumenta la mobilità passiva, quindi la fuga dei cittadini di questa provincia verso le Marche in maniera particolare. Le liste d'attesa sono infinite. Dopo 5 anni di Marsilio e Berì, davvero siamo di fronte a un disastro circa il servizio sanitario in questa provincia. Tagliando sicuramente non si risolve il problema e non migliora il servizio sanitario. Lo vediamo dalle liste d'attesa e soprattutto da questa fuga, da questa evasione, da questa migrazione costante e continua dei cittadini di questa provincia, soprattutto verso le Marche. Chiediamo a Marsilio e a Berì almeno di lasciare i servizi che ci sono e non di tagliarli, e su questo noi presentiamo degli emendamenti specifici e speriamo che in commissione, ma in consiglio soprattutto, avremo la solidarietà da parte dei consiglieri di centrodestra di questa provincia che finora sono rimasti in silenzio.